Buongiorno e bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi siamo alle cave di bauxite di Spinazzola. Lo spettacolo sembra di essere su Marte. Queste sono le cave di bauxite. Un tempo qui si estraeva la bauxite da cui si ricavava l'alluminio. Adesso è già svariati anni che sono abbandonate. La natura si sta riprendendo ciò che gli avevamo tolto, formando questo meraviglioso luogo rosso-verde dei colori magnifici. È da qui che inizierà la nostra escursione, che ci porterà su un percorso ad anello di 14-15 km. Ecco, ci stiamo scendendo proprio tramite un sentiero giù alle cave di bauxite, la prima cava di bauxite, la più grande probabilmente. Ci sono dei colori meravigliosi, si passa dal rosso al verde, stupendo. Dopo aver visto lo stagno che si trova in fondo alla cava di bauxite, la prima cava di bauxite che si incontra, probabilmente sarà anche la più grande, iniziamo quella che è la nostra vera e propria escursione. È uno spettacolo qui giù alle cave di bauxite, dovete venire a vederli. Ecco il sentiero che faremo, amici montanari. Una bella salitona e guardate che paesaggio che c'è. È un bel percorso questo qui, dopo nel gruppo Amici Montanari Puglia e dintorni vi lascerò la traccia GPX, se volete farla basta iscriversi al nostro gruppo, lì troverete tutte le tracce, le foto, troverete anche il video e le informazioni se volete fare questo percorso in autonomia. Abbiamo fatto due belle salite ripide. Qui la vecchiaia si fa sentire, amici montanari. L'escursione è quasi giunta al termine. È stata una passeggiata tranquilla, niente di importante. Siamo su circa 8 km, però
bisognava muoversi, bisogna muoversi, sennò qui fra pandemia e tutto il resto il cervello se ne va. Allora amici montanari, anche questa escursione è finita. Abbiamo fatto quasi 8 km di percorso. In realtà avevamo pianificato un percorso, ma poi siamo andati un po' zig zag perché il tempo a disposizione era poco, in quanto è stata un'escursione organizzata proprio all'ultimo minuto. Lo spettacolo delle cave di bauxita spinazzola è meraviglioso, un colore rosso, verde, lo stagno con le ranocchie che racchiavano, veramente da consigliare. Adesso vi lascio con le bellissime immagini delle cave viste dall'alto e che dire, ci salutiamo.